Ebbene, signori, ben ritrovati, bentornati in questo canale BG Esports. Con questo video introduttivo ci teniamo ovviamente come sempre a ricordarvi che domani ci sarà la finale del PG Nations 2021 Summer Split, che poi aprirà le porte ovviamente già ai due finalisti a quello che sarà l'European Master 2021 nella sua Summer Edition, diciamo così. Signori, ma torniamo per appunto in campo LCK perché abbiamo finalmente, siamo lasciati alle spalle la prima serie che vedeva Katie Roster più o meno e dei D-Rex, effettivamente erano i D-Rex, Erano loro. erano loro il pieno potenziale, finita per 2-1 con un'interessante ripresa sulla seconda partita per un throw che neanche Michael Jackson faceva canestri di questo tipo, anche perché non era un canestrista. Detto ciò, basta, torniamo a noi. Quindi, seconda serie che vede Gen.G T1, torniamo seri perché questa è una serie che merita ovviamente attenzioni, merita serietà, merita un gioco che immaginiamo, speriamo per l'appunto, ci venga donato da queste squadre. T1 hanno Assolutamente. iniziato da uno spring split con questo 10-man roster che a inizio Summer Split ha iniziato a dare i suoi frutti, poi qualche piccola ricaduta sugli stessi errori, altri cambi in corso, hanno trovato la quadra per cercare almeno di rientrare nella top 6 e ci sono riusciti. Ora, insieme a Idamo Kia e gli stessi Live Sandbox cercheranno di aggredire quella che è ancora possibile la seconda posizione. Assolutamente sì, è proprio questa lotta per la seconda posizione, come possiamo vedere in questo momento, è molto aperta ancora perché, a parte i Nongshim che sono lì su, ci sono Gen.G ed LSB che comunque si trovano più o meno sullo stesso punteggio. Gli LSB hanno una loss di troppo nei confronti dei Gen.G, ma quest'oggi potrebbe arrivare un altro upset, quello dei T1, che lo ricordiamo, in 11.13 hanno già vinto contro questo team per 2-0, tra l'altro con una delle serie più convincenti per loro, e possiamo vedere le probabilità per questo secondo posto con i Gen.G che si trovano al 40% e che sono quindi decisamente i più favoriti. Passiamo subito ai points of the match perché i playoff sono stati Oh sì. confermati per i T1, vogliono soltanto andare a fare questo climb higher, come potete vedere da questa grafica, e i Gen.G che affronteranno proprio i T1 e i Dawnwon Kia questa settimana e hanno perso da entrambi all'interno del round numero 1 di questa partita. Abbiamo due rookie dei T1, in questo caso abbiamo Kanna contro Bardol, che comunque si trovano entrambi in una buona situazione. E alla fine dei conti, niente, c'è semplicemente Gumayusi contro Ruler, degli scambi dei banter che si sono lanciati a vicenda, della serie ti spiezzo in due l'uno con Ma una l'altro. piccolezza, come usi Ruler, un confrontino così, proprio serie B. Sì, figurati. Robetta, una robetta, una robetta. Però sì, team stats alla mano, vediamo per l'appunto T1 con delle statistiche che più o meno si possono affiancare per certi versi, alcune addirittura superare quelli dei Gen.G. Il loro vero punto di forza di questi T1 è che quando prendono un vantaggio generalmente riescono a snowballarlo comunque. Team Difference, o meglio team Goal Difference al quindicesimo li vediamo svettare primi tra tutti, mentre invece i Gen.G su un 154, questo perché generalmente i Gen.G li vediamo, sì, se stompano ovviamente hanno i loro vantaggi, ma mediamente il loro potere arriva nel late game. Assolutamente sì, ed era anche interessante andare a vedere come statistica quella del 100% di win rate su 7 partite per i Gen.G nel momento in cui al 25esimo minuto si trovassero in vantaggio in oro rispetto agli avversari. Questo è sicuramente molto interessante da andare a notare perché significa che una volta preso quel vantaggio non lo mollano, al contrario dei due team che abbiamo visto affrontarsi poc'anzi, e quindi questo sarà sicuramente molto molto interessante proprio perché, insomma, stiamo per andare a vedere due team composti assolutamente da campioni. Guardalo lì, Ruler, com'è imponente, com'è grosso, e andrà ad affrontare proprio Gumayusi all'interno di quella corsia inferiore, mentre qui Ma ci dalla viene mid, proposto assolutamente un già. bellissimo grafico tra Faker e BDD, dove si scambiano botta e risposta di continuo, un KDA leggermente più alto per il mid laner dei Gen.G. Le altre statistiche sono bene o male simili, tranne la kill participation che vede proprio BDD molto in vantaggio rispetto a Faker, il quale però domina per quanto riguarda la creeps difference a 15 minuti, exp difference sempre a 15 minuti.
e anche il damage dealt sempre allo scoccare del quarto d'ora, quindi un giocatore molto più aggressivo nelle fasi di early game, un giocatore molto più presente in queste stesse fasi di early game. L'abbiamo visto giocare LeBlanc qualche volta e lui sì che riesce a farla volare in quei primi minuti di partita, e questo ti dice molto. Ti dice che da un lato hai un player che tende a stare un pochettino più tranquillo fino magari al 20° minuto, salvo poi partecipare molto di più a tutte le azioni del suo team, aiutando a snowballare, facendo presenza, roamando per quanto possibile, mentre dall'altra parte è un giocatore oppressivo come Faker che vuole cercare di snowballare fin dalle fasi di partita, fin dalle fasi di lane, di corsia anzi, e che riesce a farlo grazie ai suoi campioni e grazie all'importanza che gli viene data proprio all'interno di questo team, della sua composizione. Sanno come giocarci naturalmente, ormai si sono allenati con lui per diverso tempo e giustamente direi giocano intorno a questo. Beh, vediamo, a breve selezione dei campioni, non vedo l'ora di. Non vedo l'ora di vedere per l'appunto cosa ci sarà. Cosa ci sarà di interessante, insomma, tra i Power Pick, anche perché 11.15 capiamo bene il ritorno di Syndra, che sappiamo bene che Già. BDD è il suo main, come un po' si parla della Zoe di Showmaker, la Zir di Faker o il Ryze di Faker. Beh, abbiamo la Syndra di BDD. E vediamo perché durante alcune draft dei T1 nelle scorse settimane, nelle scorse giornate, quel Ryze, che ormai sta sempre più salendo in vetta alle classifiche come tier mid, a livello competitivo almeno LCK, li vediamo sempre più presente come pick per l'appunto. Quindi vediamo quanta attenzione vorranno darci i GNG per quello scontro mid. Assolutamente, proprio su queste premesse entriamo nella prima fase di draft di questa nuova serie, al meglio delle tre della giornata. Molto molto interessante questo matchup, ne abbiamo già parlato molto a lungo e come dicevi c'è la possibilità di selezionare dei campioni molto forti nelle mani di chi può andare a giocarli, soprattutto per il ritorno grande di questa Syndra, di questo Ryze, quindi ci sarà probabilmente un po' di attenzione nei riguardi di questi personaggi che possono andare a fare davvero la loro comparsa e quindi di conseguenza andare a fare davvero il panico all'interno della landa degli evocatori. Tuttora sembra però che ci si concentri su dei ban abbastanza standard, Ziggs rimosso per quanto riguarda i Gen.G in prima rotazione, poi Kalista e Wukong da parte dei T1. Si tratta di campioni estremamente forti in questo momento, hanno veramente ricevuto dei cambiamenti molto utili in queste ultime patch che si sono susseguite. Ricordiamo, siamo in 11.15, come potete vedere nell'alto del vostro schermo, e viene rimossa questa Diana che tanto è stata utile nelle mani dei KT roster nella partita precedente, e poi Renekton e Thresh che vanno a salutarci. Adesso vediamo quale sarà il power pick lato blue side per questi T1 che hanno la possibilità di andare a selezionare veramente qualsiasi cosa. Ci sono stati 6 ban, per carità, ma le possibilità ci sono ancora tutte. Sembra proprio un Lee Sin. Un'altra volta un flex, nella scorsa serie lo abbiamo visto tornare in corsia centrale dopo i nerf, ma guarda che risposta dei Gen.G. Eh già, arrivano subito dei pick veramente frizzanti, interessanti, come ad esempio quell'Irelia che tra l'altro nella prima serie era stata già bannata in alcune occasioni, ora presente, potrebbe ancora flexare tra mid e top, però immaginiamo che Bardo sia il bersaglio prestabilito per poter pilotare questo campione, mentre canna ovviamente il suo Jace, quello di ATP. Eh già, poi lo vai a mettere eventualmente contro una Irelia, questa Irelia post mini rework con questi buff che si sono susseguiti anche all'interno del suo kit. Con un Jace riesci in qualche modo a mettere dalla tua un buon potenziale di disengage, come abbiamo detto già prima, riesci a poccare dalla distanza con la tua forma lancia. Tuttavia non bisogna mai dimenticare che questa Irelia fa davvero danno, fa davvero tanto male. Faker con il suo Twisted Fate, questo sì, un signature pick da parte del mid laner storico dei T1, ora anche co-owner, e si chiude tutto con quel Rumble che nella serie precedente era stato bannato e che tanto ci aveva sorpresi, ma invece eccolo qui che torna in maniera molto consistente e soprattutto convincente, dando inizio alla seconda fase di ban che vede immediatamente rimosso un Varus. Probabilmente i Gen.G vogliono andare ad abilitare Aphelios, sappiamo che con quella Leona venendo a mancare la possibilità di selezionare Thresh, il tiratore di Targon potrebbe naturalmente fare la sua comparsa, potrebbe essere anche abbastanza forte.
senza dimenticare tuttavia la presenza di molto range già qui per i T1 con quel Jayce e soprattutto Faker che con la sua presenza globale sicuramente cercherà tutti i flank possibili ed immaginabili. Vediamo, siamo alla seconda fase di ban, stiamo a vedere cosa che andrà a cambiare, se ci sarà in alcuni aspetti, però appunto ci sarà magari una pressione un pochino maggiore sulla parte inferiore che si vede ancora assente, perché per adesso abbiamo tutta la parte alta tra mid, giungla e top, tranne ovviamente per il GG che manca per appunto quella mid barra top, ma se la giocano molto bene con il flex, mettendo un po' sotto scacco i secondi ban dei T1. Assolutamente sì, ed è arrivata infatti la rimozione proprio di quella Felios. I Gen.G si sono resi conto che era troppo rischioso in questo momento lasciarlo libero, anche perché sono disponibili davvero tanti campioni con range, tanti campioni che possono andare a dargli ancora molto fastidio. Preferisci toglierlo ai tuoi avversari? E guarda quale ban è tornato dopo tanto tempo. Si torna a vedere una Kai'Sa che lascia questa landa degli evocatori. Ormai dopo quel nerf alla pioggia di Katia con quei 2 secondi di cooldown in più sulla Q, per l'appunto, nelle prime fasi di partita abbiamo cominciato a vederla sempre di meno, sempre meno. E qui Ezreal e Keria, Ezreal e Trundle per Keria, perdonatemi, arrivano e sembrerebbe proprio qualcosa di molto standard per i T1. Questo Trundle da corsia inferiore nei panni di supporto lo abbiamo visto già diverse volte giocato proprio da questo support qui. E vediamo come andranno a rispondere sia alla Xayah di Ruler, sia a quella che potrebbe diventare l'incubo più grande per i T1 di sempre, e sembra proprio che lo sarà, ovvero la famosissima Syndra di BDD. Signori, queste sono le due composizioni con questo Trundle pazzerello che ovviamente andrà in corsia inferiore per Keria, già mostrato in altre partite stesse da Keria, tra l'altro. Un'interessante risposta. Arriva alla fine ovviamente la Syndra di BDD, come giustamente stavamo un po' preannunciando. Quel Faker è venuto un po' a mancare, nonostante non fosse bannato. Hanno voluto giocare un po' più su una sorta di globalità con Twisted Fate. Quindi del danno, ma un pochino più utility per Faker. Beh, assolutamente, comunque sappiamo che quel TF è uno dei campioni preferiti proprio dal mid laner dei T1 e quindi Assolutamente. ce ne saranno sicuramente delle belle da vedere. Poi con una composizione del genere, con un Jayce, con un Ezreal, con un Trundle e con un Lee Sin, quegli inserimenti, grazie al destino di questo lanciatore di carte, potremo sicuramente vedere qualcosa di molto interessante, delle kill particolari, specie quando arriverà probabilmente quel Rapid Fire Cannon per permettere appunto a Twisted Fate di arrivare con la sua ultimate, lanciare la sua carta gialla da distanze siderali e permettere l'ingresso e il follow up del suo intero team, andando a trovare un po' quel peak nei confronti degli avversari. Non si deve dimenticare che c'è una Syndra dall'altro lato della mappa e che la sta pilotando BDD. Quel Dispel il debole sarà Esatto. quasi telecomandato. Ormai siamo abituati a conoscerlo. E contro un campione immobile come quel Twisted Fate, a parte ovviamente la carta gialla ed eventualmente il destino, che però sono delle risorse che vanno Sto amministrate in pensando maniera che molto questo sapiente, possa potrebbe andare. avere una vita facile, almeno inizialmente. Già, vediamo in ogni caso Minion le senza scelte gadget di senza A livello di cionamassina. playstyle, alla fine comunque vediamo Keria in top, famosissimo Trundle top, duo top, Eh già. Jayce Trundle, Trundle supporta Jayce, una pratica che arriva dall'America Millenaria. Latina, millenaria ma dall'America Latina, anzi si sì, giocava in Lega Azteca, molto importante come priorità, assolutamente, famosissimo. Detto Assolutamente. ciò, scherzi a parte, Minion abbiamo per senza l'appunto gersina. quel Trundle molto interessante perché nella sua prima apparizione ha generato scompiglio, ma anche ha reclamato un bel po' di successo comunque tra gli utilizzatori support e in generale proprio nel pubblico stesso, un responso molto interessante per quello che è anche riuscito a portare poi in quella partita a livello di vantaggi al proprio team. Naturalmente sì, e qui andiamo a vedere per l'appunto le Keystone partendo da proprio questo Trundle che non è andato per press di attack, chiaramente, perché qui lo vediamo in un ruolo supportivo e non in giungla, dove invece siamo abituati a vederlo comparire un po' più di frequente.
E poi per il resto, come al solito, prevale il conquistatore. Ce ne sono ben tre per i T1. Per quanto riguarda invece Gen.G, lo porta effettivamente soltanto Irelia, perché per Ruler è arrivato il Lethal Tempo. Phase Rush invece per questa Syndra, che vuole correre, vuole stare attaccato alle calcagna di quel Faker, non lasciarlo scappare via. E poi Clid con un classico Dark Harvest per questo Rumble, che con i suoi livellatori missilistici vorrà naturalmente provare a fare di tutto. Guarda che win rate di Faker con TF, Beh. 77,8%. Ne ha vinte 14 su 18 con un KDA di 6,0. Non lo tiri giù. Beh, è pur sempre uno dei suoi pick comfort per Faker, d'altro canto, però intanto qui vediamo una bella rivalità intanto in superiore, dove per l'appunto possiamo vedere l'ingresso della faida tra la Jace e Irelia, 8 a 7 se non ho visto male. Sì, in favore di Jace. Già, tra l'altro. Chissà, vediamo se magari sarà cambiato qualcosa. Potrebbe tranquillamente essere, questo è poco ma è sicuro. Qui vediamo anche Ruler che con la sua Xayah ha un buon 65% di win rate di 22 game a 12. Buona la risposta di Gumayusi, devo dire, perché vai a permetterti quello spostamento arcano con la E di Ezreal che ti permette di riposizionarti in funzione delle piume di questa Xayah, proprio come in questo caso. È stato colpito Keria, invece Gumayusi era riuscito già a portarsi tendenzialmente in zona franca. E comunque, questo Ezreal ormai lo conosciamo, è un ottimo pick da mid lane in questa fase, ma Assolutamente. attenzione, guarda qui, BDD e Faker. Un po' di avvicinamento tra di loro, per l'appunto, un po' di aggressioni. Ma schermaglie, schermaglie nulla di più, bisogna aspettare almeno i livelli 6 per entrambi questi campioni per vedere il loro massimo potenziale esprimersi. Assolutamente, alla fine dei conti lo sappiamo, con quella Syndra le sue spell diventano più forti una volta che vengano maxate completamente proprio a livello di passiva. Per quanto riguarda poi Faker, chiaramente quel destino sarà il suo asso nella manica fondamentale, parlando proprio di Twisted Fate, quindi anche un piccolo gioco di parole in questo caso. Per TF possiamo vedere questo spellbook in modo tale da andare a garantirsi diciamo, l'intera rosa di tutte quelle abilità che puoi andare a mettere dalla tua, che sicuramente ti possono dare una mano con Twisted Fate. Ormai Faker non è assolutamente nuovo alla selezione di questa Keystone, lo vediamo quasi sempre selezionare quest'ultima. E sta comunque riuscendo a reggere nei confronti della Syndra avversaria, nonostante quel push così arrogante e così cattivo proprio da parte del mid laner dei Gen.G. Questa è chiaramente molta abilità meccanica pa da parte di questo Faker. Vediamo dalla sua, Ovviamente. tuttavia, che il teletrasporto è stato già utilizzato, quindi ha avuto evidentemente un recall ed è tornato in base ancora più forte di altri oggetti. Ma se questo è quello che ti serve per non andare indietro in una lane del genere in cui dovresti teoricamente perderla, almeno inizialmente, ben venga. Sì, assolutamente, sono tutte piccole strategie che puoi adottare se vuoi per l'appunto sfruttare magari il potenziale massimo. Ricordiamo inoltre che lo stesso Twisted Fate comunque giova dal farm stesso che riesce a trovare, grazie ovviamente a quell'introito monetario extra, un po' come il parlay stesso di Gangplank. Questo è molto importante perché poi, quando si va a vedere differenze di farming e altro, vedere un Twisted Fate magari in vantaggio o di pari merito con un altro campione della mid lane non è mai un reale pari merito. Assolutamente, c'è sempre qualcosa di più, hai detto bene, un po' come funziona per Gangplank, quando tu vedi che c'è una parità in Esatto. quanto al farm, sai che in ogni caso ci sono stati dei parlay, sai che ci sono stati dei barili distrutti con il parlay e quindi dei gold bonus che sono stati ottenuti da questo pirata di Bilgewater. Stesso discorso vale per l'appunto per Faker, che sta pilotando un Twisted Fate, già conclusi i suoi Mercury Threads, quindi Tenacity che arriva e resistenza magica per resistere proprio a questa Syndra, ma qui nel frattempo Kanna si fa ingaggiare dalla Irelia di Un po' di Bordol. danni, ma nulla di così preoccupante alla fine. Assolutamente, rientra un po' tutto nella norma, quella Irelia che ha già uno scettro vampirico dalla sua, è stata zonata almeno inizialmente dal Jace di Kanna, è già andata in base ed è tornata, adesso sta facendo lo stesso questo Jace che acquista una lacrima della Dea, un lungo pugnale seghettato che sicuramente gli daranno una grossa mano in queste fasi di partita, specie per rispondere a quel lifesteal che è stato messo dalla sua, dal top laner avversario. Questo sicuramente è
un potenziale neanche troppo nascosto di questa Irelia. Sappiamo che sia con il Conquistatore sia col suo kit riesce a trovare un sustain abbastanza interessante quando deve andare a duellare, e sappiamo che si tratta per l'appunto di un duellante. Andare a mettere dalla tua anche uno scettro vampirico, oltre a quella runa che fa così tanto per te quando vai a combattere in maniera prolungata, è sicuramente un'ipoteca su quello che può essere un 1v1 con un Jace. Non dimentichiamo che lo strumento di disengage di quest'ultimo è soltanto uno, è solo quella martellata per fare knockback sull'avversario che ti sia arrivato addosso, ma quella Irelia ha una Q e ha diversi modi per marchiarti e per poterla utilizzare resettandone il cooldown. Ci sono diverse implicazioni che mettono questa Irelia in una situazione abbastanza comoda se andiamo ad eliminare il discorso ranged contro melee che questo Jace potrebbe vantare come per l'appunto vantaggio rispetto al proprio avversario. Sì, assolutamente. Quindi importante da questo punto di vista cercare dei ipotetici vantaggi fin da subito anche, perché no? È importante nella corsa superiore cercare di avere quel vantaggio iniziale, perché sono due extreme snowballer, tra virgolette. Se trovano del vantaggio, se trovano del danno, possono fare la differenza entrambi questi campioni. Naturalmente, lo abbiamo visto prima, Canyon con questo Jace che riusciva veramente a fare il bello e il cattivo tempo. Adesso Canna minaccioso, vuole andare a stoppare il recall di quella Irelia, ma c'è Clid in zona. Canna ne ha decisamente coscienza perché c'era una delle sue ward in quel campo e quindi semplicemente arretra, farmerà in maniera molto tranquilla. Adesso è Irelia che per la prima volta, grazie alla presenza, proprio alla proximity del suo jungler, è riuscita a pushare questa wave in. Semplicemente Jace la prenderà tutta quanta, riguadagnerà anche se poco, ma il vantaggio per quanto riguarda i minion, e probabilmente o recollerà o cercherà un push di questa wave per evitare che Irelia possa effettivamente frizzarla. Ai suoi danni, naturalmente. Già. Vediamo in ogni caso. Staremo a vedere se cambierà qualcosa. Per adesso l'equilibrio è molto stabile. Siamo a quel nono minuto, c'è però quel primo messaggero, potrebbe magari richiamare delle interessanti attenzioni. Posso dire, delle attenzioni da parte del team strategico di T1, che però a questo punto forse T1 timidamente si potrebbero avvantaggiare piano piano, cercare un inserimento. Prendono tempo i GNG, vorrebbero forse più fightare adesso con anche Bardol tra le loro fila. Due di carry lasciati da soli a fermare in bot. Potrebbero tranquillamente provarci, come Yuji, nonostante abbia dalla sua il teletrasporto, non ce l'ha in questo momento. No, okay. Quindi non può arrivare in ogni non caso. Non credo vogliono contestare. Sembrerebbe proprio di no. Poteva starci all'inizio, qui c'è stato addirittura il tentativo di Life di ingaggiare su Lee Sin con una lama dello Zenith che non è andata a segno. Guma, Yuji e Ruler che semplicemente se la farmano in tranquillità. Molto bro lane in questa corsia inferiore fino a questo momento. Support che hanno rommato davvero molto. Plated Steel Caps già presenti nell'inventario di quella leona, che ha una scorza già molto dura da trapassare, soprattutto per questo Canna e per la D-Carry avversario. C'è una cosa che un po' effettivamente è strana. Sia T1 che Gen.G sono dei team che puntano molto sull'ottenimento delle risorse elementali, e chiaramente stiamo parlando dei draghi. In questa partita siamo arrivati a 10 minuti e per la prima volta all'interno di questa giornata di LCK Summer 2021 nessuno dei due team si è ancora spostato attorno a questo obiettivo, nonostante, lo ricordiamo, i due bot laner, i due AD carry, siano stati lasciati praticamente liberi di farmare mentre gli altri cercavano di fightare nella parte superiore della mappa. Quindi sembra che si sia dato molta più importanza a delle eventuali incursioni, a dei danni da andare a fare alle strutture avversarie e ai campioni avversari, piuttosto che a queste risorse iniziali. E proprio di risorse parliamo quando vediamo Canna che comincia a prendere delle placcature piano piano, e a Owner e Burdol. Eccolo qua. Grossi danni contro T1, complice però anche la fiammata di Clid. Bubble kill per lui, per quanto il primo sangue sia finito nelle mani di Owner. Ma non importa, perché questo è un inizio spettacolare per il Rumble di Clid, tra l'altro. Assolutamente, vai a mettere una doppia uccisione nelle sue tasche fin da questo momento. C'erano già dei calzari del mago completi dalla sua parte, adesso quelli sono almeno 600 gold che entrano, 150 gold di taglia già sulla sua testa a soli 11 minuti, e c'è anche un Herald, quindi
questo Rumble fa davvero paura, fa ancora davvero tanto male. Blasting Wand che arriva nel suo inventario, quelli sono tanti danni, quel 40 di potere magico in più, lo senti e come, specie in queste fasi iniziali. Lee Sin che dalla sua ala frusta dai picchi di ferro e un Phage, oltre che un Ruby Crystal, sicuramente al momento potrebbe fare un po' di fatica a combattere contro il suo diretto avversario, o forse no, perché ha appena concluso una Gore Drinker forte del First Blood che aveva ottenuto proprio in questa azione che ci apprestiamo a rivedere. Qui c'era Honor in zona, il destino parte di Faker che riesce a stunnare Irelia, la quale si era coperta con la propria W. Non basta un flash a Twisted Fate per salvarsi, perché il lanciafiamme da parte di Creed, da parte di questo Rumble, è stato decisamente troppo forte, assieme allo slow della Ultimate di questa Irelia. Tra l'altro qui quasi senza visione è andato con quel lanciafiamme nel Tri-Bash questo Rumble, che adesso ha ottenuto persino un Drago della Nuvola. Ma T1 che non cedono il passo a livello di tabellone nonostante tutto. Già. Stiamo a vedere in ogni caso, perché per appunto devo dire bene, a tabellone ancora non cedono. Prossimo drago infernale tra 4 brutte e 40, con il primo della nuvola già caduto nelle mani dei GG. O di Cold Action. Mi può sicuramente aiutare per appunto campioni come Lead in particolare, il BD di stesso. Ma in ogni caso stiamo a vedere, perché per appunto è incerto l'equilibrio stesso, perché per quanto due uccisioni su Cleed, una su Honor, entrambi questi due jungler possono fare la differenza in campo. Bisogna vedere come riusciranno a ottimizzare quelle risorse ottenute. Probabilmente cominceranno con un Herald in questa corsia centrale, esatto, sembra essere proprio così, ma cross map questi T1 se la vogliono giocare senza esclusione di colpi, cercando... Oh, poco appunto da fare purtroppo per Bardol. Poco da fare purtroppo. Molto bravi i T1 a questo giro a investire tempo e fatiche per un Bardol ormai privo di quel flash utilizzato anche in precedenza. Molto importante. Questo però vuol dire liberare la strada ai DG su quella prima torre della corsa centrale, con tanto di 4 placature, alle quali però i T1 rispondono in altrettanta maniera, con non prima torre per loro, ma 4 placature, o meglio 5 conquistate. Ed è proprio questo, secondo me, che sta tenendo a galla i T1, nonostante questo early game abbastanza soffocante dei Gen G. È vero che ci sono due kill per parte arrivati a questo punto, perché Jace ne ha appena ottenuta ai danni di questa Irelia, che naturalmente è la seconda volta che deve lasciarci le penne, ma riescono a trovare sempre un counter qualcosa, in generale. Tu fai qualcosa, io riesco a risponderti in qualche modo. Cross map, ti prendo un obiettivo, ti prendo un'uccisione, ti faccio un dive, proprio come in questo caso. Guarda che skill matchup in questo caso tra Bardol e tra Honor, che ha atteso sapientemente che Irelia utilizzasse l'ultima parte del suo stun, andando anche a segno, ma evitando di rimanere snerato sotto torre senza poter in alcun modo salvarsi. E possiamo vedere questa situazione riflessa al momento nei gold di tutti i giocatori, perché ci sono 800 gold di vantaggio per Jace, ma ne parleremo tra un po', perché guarda Faker, ecco, che giocata, la carta gialla ancora una volta. La fuga, la fune di fuga con il destino stesso. Una buona operazione proprio Pokémon style, fune di fuga. Eh già. Molto bravo, ottima reazione. Sapeva che tra i due che erano andati a contestarlo, solo uno dei due poteva annullargli questo destino, questo teletrasporto grazie alla sua ultimate, e ovviamente ha utilizzato la carta gialla su di lui per poi ultare via, vanificando completamente tutto il tempo investito da parte dei Gen G, che si erano portati sul posto e che naturalmente avevano dovuto utilizzare, anzi avevano dovuto rinunciare in qualche modo a delle altre risorse, perché la presenza da un lato di mappa naturalmente la esclude da un altro, impedendo la presa di determinate risorse. Questo è poco ma è sicuro. E quindi Faker che si salva, chiude tranquillamente il suo Everfrost, i Mercury Threads già c'erano, compare anche un cronografo, ma guarda quella dagger che sembra proprio che ci porterà verso quel Rapid Fire Cannon di cui parlavamo prima. Può essere una build un po' strana a chi non sia avvezzo a vedere questo campione giocato in competitivo, ma in realtà è molto molto utile, perché ti permette sostanzialmente di teletrasportarti con la tua ultimate, con il TP vero e proprio, e di lanciare una carta gialla, uno stun, da distanze che ti permettono anche di rimanere safe, quindi senza overcommittare per cercare la giocata, e quindi oggetto molto molto utile, anche perché poi un po' di velocità d'attacco su quel Twisted Fate in ogni caso male non fa. Assolutamente no. In ogni caso ormai il vantaggio comunque si equipara, questa l'abbiamo un po' detto. Era un po' il discorso del...
Era un po' il discorso della prima partita, no? In confronto alla seconda. Questa seconda ci aspettavamo uno spettacolo e sicuramente una serie molto più close, molto più combattuta. E già qua, fin dai primi equilibri, comunque ti permette di già un po' presagire come sarà anche il futuro late game mid to late, con per appunto diverse uccisioni, primo sangue dall'altra parte, due uccisioni dall'altra, una prima torre alla cui rispondono anche gli altri, ora seconda torre per i GG, il drago, un drago da contestare, eppure abbiamo ancora la parità praticamente di gol. Assolutamente, nonostante una torre in più sia nelle tasche dei Genji, perché hanno letteralmente aperto le due corsie laterali, e questo potrebbe iniziare ad essere interessante in funzione dei draghi, perché il primo, quello della nuvola, è stato già ottenuto ormai quasi 5 minuti fa, ma ce ne sono degli altri da andare ad ottenere, per appunto il prossimo sarà tra 5 secondi proprio in comparizione su questa landa, e guardali come si muovono già verso la bottom lane, molto probabilmente i T1 non riusciranno a contestarlo qualora i Genji dovessero cominciarlo adesso, nonostante i due teletrasporti sia di Kanna e sia di Faker siano effettivamente disponibili. Sembrerebbe che preferiscano pushare invece su questa torre con il secondo Herald. Già, a quanto pare sì. Un doppio Herald mentre il drago viene conquistato. Questo è un ottimo push lato T1. Alla fine un secondo drago, il terzo e il quarto potrei sempre contestarli. Quindi addirittura mettono l'all-in, forzano life nella sua stasi, con Roga Furotto. Bardol ci prova con la Suprema, è un 3 contro 1 praticamente. Una life che non poteva fare niente, è l'ultima colpa di Kanna poi! Double kill per lui! Era pronta come deterrente qualora Khalid volesse cercare un all-in a seguito di quello dell'allenatore missilistico, ma il allenatore missilistico stesso è stato lanciato per far desistere T1 dal continuare le aggressioni, mentre Faker si ruba persino il red buff di Ruler, grazie per il pull. E questa azione è stata una win-win per i T1, che certo devono cedere il drago infernale, ma è un drago infernale in singola copia, adesso si è sbloccata la landa, sarà una landa oceanica molto interessante per tutti. E nel mentre, guarda tu cosa hai ottenuto, Crossmap, hai evocato il secondo messaggero della landa, hai preso una torre, in realtà quasi due, sei riuscito a sopravvivere con tutti i tuoi membri, prima kill di Kanna, seconda kill di Kanna, ancora una volta con questa Q, Jace che oggi deve essere il sorvegliato speciale da parte di tutti i team, perché chiunque lo stia giocando sta ottenendo dei risultati fantasmagorici. 3-1-1 questo Kanna, Eclipse già completata dalla sua, c'è anche un Executioner Calling, evidentemente voleva impedire ad Irelia di curarsi, come dicevamo poc'anzi, e qui nel frattempo bot si scambiano poco più che dei convenevoli, a dire la verità, perché alla fine nulla di fatto, si torna tranquillamente a resettare. Inizio è vero molto interessante come partita, ma ancora una volta andiamo a ribadire come normale è un po' il tenore di questa prima partita, di questa prima partita della serie stessa. Abbiamo già detto più e più volte a inizio giornata come potesse essere molto più combattuta rispetto alla prima. E d'altronde ribadiamo, i Genji si giocano la difesa del secondo posto e dovranno farlo a più riprese, mentre invece T1 una vittoria li porterebbe al pari e da Monchia, e non solo, poi a quel punto cercare loro stessi l'aggressione su i Genji con un 10-6, certo Genji sul 10-5, però sarebbe già comunque una sorta di quasi pari merito, ovviamente poi scontri diretti e quant'altro arriveranno, perché i Genji nelle ultime partite hanno proprio diversi scontri diretti con chi vuole aggredire la seconda posizione. Assolutamente sì, e sembra proprio che T1 stiano continuando con le loro giocate aggressive, ormai 2000 gold di vantaggio dalla loro, cominciamo ad arrivare in quelle fasi di mid game, questo Ezreal ha il suo power spike nell'annientatore divino e nella muramana che è già full staccata dalla sua, ci sono anche degli Ionian Boots che gli vanno ovviamente a togliere un po' di cooldown, a mettere un po' di cooldown reduction. Questo chiaramente ti aiuta sia per i tuoi colpi mistici che per tutte le tue altre spell. Bellissimo qui il dodge di quel duetto. Già. Molto bravi. In ogni caso, io inizio un po' a temere per il confronto Ruler-Gumayusi. Gumayusi sta andando piuttosto bene, nonostante entrambi più o meno siano più pari nel livello di farm. Che ovviamente a questi livelli, ragazzi, quando si parla di game come One GG, Genji Nongshin addirittura, o GG One barra da Monkia, questo quartetto, questo quintetto di team, vediamo la maggior parte di questi player svettare ad un minutaggio imbarazzante, con 10-20 minion sopra il minutaggio stesso. Assolutamente, comunque, sì. Comunque, in ogni caso, per appunto, avere questo confronto tra Ruler e Gumayusi è fondamentale, perché entrambi diventeranno delle torrette, solo che entrambi lo fanno in maniera diversa. Ovviamente per Ruler c'è
la famosa carta gratis a CD Prigione con il tumulto di piume, che gli permette di negare possibili controlli o offensive, o the shock, o una, insomma, diversi, o la carta gialla, soprattutto, ancora più importante di Faker. Dall'altro lato, come usi invece, c'ha lo spostamento arcano, al di là del flash che non andiamo a considerare. Quindi sono in maniera diversa esattamente quello che vogliono fare. Danni in quel midgame, ma qui la fiammata da parte sia di Life che Lil, il padrone stesso di Clid, hanno completamente bruciato i T1 in quella strettoia. Un brutto positioning, senza neanche tenere conto effettivamente di quello che i GG potevano effettivamente fare. Questo è un disrespect totale delle abilità e contro fiammata e ovviamente quel liberatore missilistico. E ora qua il barone può diventare una possibilità per i GG. Può diventarlo. Honor ancora oltre 10 secondi per respawnare, poi deve addirittura arrivare in zona. Questo può favorire un inserimento dei Genji sull'obiettivo. Il barone che scende molto velocemente, a dirla tutta. C'è Kanna in zona e anche Faker, ma non riusciranno a contestarlo con successo. Genji che tornano in gold lead, sebbene molto timidamente, per meno di 1000 unità. È pur sempre una gold lead. È pur sempre una qui... gold lead. Purtroppo qui il discorso è proprio il non aver rispettato le spell avversarie. Già. Anche solo fermarsi in quella strettoia per ribattere per un colpo mistico di più, ma rivediamo adesso il replay. Non era un fight interessante, non c'erano veri obiettivi. Il pilastro che di Trundle poteva creare un po' di disrupt, bello quel colpo mistico, ma per farlo guarda cosa hai come hai condannato il tuo stesso team. E potrebbe essere davvero un'azione che ti condanna alla sconfitta per l'intera partita. Questo è assolutamente uno di quei casi, o meglio, potrebbe esserlo, perché era veramente non necessario chiudersi in quel choke point contro una Syndra, contro una Leona, contro un Rumble che ti ha scaricato addosso un livellatore missilistico e ti ha disintegrato. Stavano giocando un macro così pulito questi T1 che addirittura avevano aperto l'intera corsia superiore arrivando a quella che è la torre del Nexus, ma a quanto pare hanno fatto il passo un po' più lungo della gamba. Certo, Faker è riuscito a sopravvivere lì, ma stavo giusto per dire, prima che quel fight si triggerasse, che quella Syndra adesso si è attivata e per quanto riguarda il quantitativo di danno in uscita è sicuramente più forte rispetto al Twisted Fate di Faker. Tant'è che quest'ultimo ha portato dalla zona Needlessly Large Rod, quindi delle statistiche di potere magico flat abbastanza interessanti che poi andranno a tramutarsi in un copricapo di Rabadon molto probabilmente. E quindi lui sa che deve andare a sopperire a questa mancanza di danni nei confronti del mid laner avversario, ma hai visto che bel disperdi il debole che è arrivato lì proprio da parte di quella Syndra e ha dato proprio l'avvio, avendo colpito tre persone, a quell'azione che poi ha portato alla disfatta dei T1, che continuano con le unghie e con i denti ad aggrapparsi a questo, a questa parità monetaria, almeno momentanea. D'altronde si sono portati a casa anche il primo dei draghi dell'oceano di questa partita, ma adesso c'è un barone Nashor per i loro avversari e possono tranquillamente andare ad assediare. Li vediamo immediatamente in corsia centrale. Potrebbe addirittura scapparci il fight, ma i Genji si rendono conto che mancano solo 40 secondi di Baron Buff e decidono di utilizzarli un po' più saggiamente, magari cercando di pushare, magari cercando di togliere qualche risorsa dalle giungle avversarie. E questo naturalmente li mette in una situazione di comfort, ma ancora una volta guarda quella gold lead, è perfettamente stabile sulla parità. Già. Attenzione qui, Life rischio grosso, un po' di danni, buono da shock, il colpo mistico e arriva lo sbarramento energetico. Il destino. Carta gialla incoming, già utilizzato, Faker un pochino più largo sulla distanza, ma quell'onda shock ancora una volta. Kanna sta tenendo più che in piedi le speranze di questi T1, al di là della gold lead che ora è passata interamente a favore dei T1. Ma ribadisco, incredibile farm generato anche da Faker, comunque genera introiti seppur personali che poi vengono registrati nell'intera squadra. Ovviamente poi si aggiungono le 5 torri, il farm da parte di Kanna spaziale con 43 minion, 44 minion sopra addirittura il top laner avversario. La parità quasi in mid, la supremazia di 4 minion di Gomayusi, insomma, mamma mia. Una partita veramente bella questa da parte dei T1, a parte quel grossolano errore che abbiamo visto pochi minuti fa nei pressi proprio di questo red buff dove si trova Gomayusi in questo momento. Hanno trovato abbastanza, ma sono riusciti ad ottenere tanto da questa azione mid. Andiamo a rivederla istantaneamente. Liberatore missilistico da parte di Clid che arriva istantaneamente, colpisce solo Gomayusi, ma non è abbastanza. Faker, prima carta gialla, poi Everfrost per portare quanto più danno possibile
to life. Alla fine arriva una Q potenziata, velocizzata anzi da parte di Kanna, e non ci vorrà molto per il True Shot Barrage di Ezreal, che va effettivamente a trovare l'uccisione. C'era stato anche il destino di Faker, ma non è stato abbastanza deep nel team avversario. Tuttavia, hai preso una bellissima torre in corte centrale, hai ripreso una gold lead di 1300 unità all'incirca. Sei in una situazione che torna ad essere comoda, guarda questo grafico come oscilla tra la parte blu e la parte rossa dello stesso settore. E quindi niente, adesso T1 che hanno bisogno di fermarsi un attimo, ricaricare le batterie, chiarirsi un attimo le idee e fare un piano di gioco per questa transizione tra il mid e il late game, che ormai sta cominciando ad arrivare, essendo arrivati ai 27 minuti di partita, con sole 5 kill per lato. Ma guarda quanti oggetti ci sono da una parte e dall'altra. Innanzitutto c'è BDD che è già a livello 16 e qui si fighta. Ancora una volta il fight, buono retro missilistico, still alive Bardol, è ancora vivo. Uno sbarramento energetico, buoni danni su Bardol, ma rischia grosso. Dispari di debole su Faker. Questa stasi, il fake. Poco da fare, le piume raggiungeranno nonostante il flash di Faker. Un vero peccato. Un vero peccato, perché era un'azione che era cominciata tutto sommato con tutti i presupposti per andare ancora una volta a favore dei T1, ma Faker fa il passo più lungo della gamba e questa volta Syndra lo trova con il suo disperdil debole. Non basta il suo cronografo ormai rotto e non basta neanche il flash utilizzato da quest'ultimo, ma ricordiamolo, c'è l'Ancient Spellbook, quindi poco ti importa, ben presto lo riavrai. E tutto sommato hai trovato una morte che non doveva arrivare per tirare una carta gialla su una Leona che, per carità, ha dovuto flashare per evitare di rimanere all'interno del team avversario, ma poi ci sei morto tu e lei è rimasta in vita nonostante tu abbia utilizzato anche il tuo di flash. Riguardiamolo proprio qui, volevano andare su Burdol, ma Keria viene immediatamente stunato dal duetto di questa Irelia. Liberatore missilistico bellissimo, ancora una volta T1 che si chiudono in un choke point contro un team del genere, è veramente quello che non devi fare. E guarda qui, arriva il disperdil debole, Faker riesce in extremis a usare il cronografo, anche il flash, ma Xayah lo aveva previsto, aveva tirato già la sua Q, le sue piume al di là di quel muro, e tirandole di nuovo a sé con la propria E, ha trovato quei pochissimi HP rimanenti della barra della vita di questo Twisted Fate, che, lo avevamo detto, a livello di danni, almeno finché non chiuderà quel copricapo di Rabadon, sarà nettamente inferiore rispetto alla Syndra avversaria. E a parte la presenza che può vantare proprio TF con il suo destino, in realtà anche a livello di controlli quella Syndra potrebbe essere superiore, perché c'è il disperdil debole che non è a single target. Vero, sì. Qui che rischio in ogni caso engage. Un rischio enorme quello preso precedentemente dai T1. La morte di Faker poteva diventare molto più problematica di quella che poi alla fine in realtà non è stata. Sì, naturalmente, alla fine sono riusciti a disingaggiare molto bene. I T1 hanno perso un solo membro della loro composizione, quindi poco male. Ma attenzione, perché c'è l'1v1. C'è grosso, Bardol, Kanna. Ultima martellata, Kanna! Cede, Bardol si porta a casa il confronto. Mamma mia, che skill matchup in questo caso, proprio qua, qua però si paga ovviamente il fatto che le timidazioni, Bardol con più di resistenza fisica, la rigenerazione in atto stesso gli ha permesso di provare gli HP in più rispetto al povero Kanna, che beh, dalla sua parte solo damage. Assolutamente, per quanto Kanna disponga... Esatto, per quanto Kanna disponga comunque di un conquistatore anche lui, quella Irelia ha fatto fruttare molto di più quella runa, ma ne parleremo tra poco, perché sembra che qui ci possa scappare qualcosa. Bro. Lead pochissimi HP, Honor sul flank, poi unicamente Bardol. I cacciati GG, life. Che ringancio però con quel disperdil debole. Ruler trova comunque l'uccisione su Thranduil stesso. I due supporti vanno KO. E paradossalmente è molto più importante il supporto di T1 che dei GG. Sì, sembrerebbe proprio di sì, almeno in questo stato della partita. Poi una kill che è andata effettivamente nelle tasche di Ezreal, il quale ha chiuso già delle fauci di Malmortius. Oddio. Già, conosco una persona, un nostro collega. Ma il tuo molto interessante is the new schifo vergogna? Sì, ovviamente, okay. non doveva assolutamente essere nient'altro. Tra l'altro, lo dico io,
Benissimo, anche perché ti ripeto, c'è un nostro collega in particolare tra tutti che potrebbe essere particolarmente triggerato da questa selezione. Disgustato quasi. Eppure è qualcosa che è arrivato. Ma nel frattempo, ragazzi, stiamo rivedendo questi replay. Prima l'1v1 tra Jayce e Irelia, e poi questo scambio di kill con i supporti. Una kill va su Syndra, una kill va su Ezreal. E Guma Yuzi che per un attimo ci ha strappato un sorriso, tra virgolette, ecco, diciamo che usiamo sempre degli eufemismi. Ma nel frattempo c'è qualcos'altro da andare a vedere. Jayce ha chiuso un Edge of Night dalla sua e ha messo anche un Last Whisper, oltre che naturalmente quell'Executioner Calling. Potremmo vedere forse una Chainsaw, questo potrebbe naturalmente avvenire nei prossimi minuti, ma abbiamo già visto che nonostante tutto quelle ferite gravi contro Irelia non sono servite a nulla, perché quell'1v1 lo ha vinto lo stesso questa danzatrice di Ionia. E quindi adesso che c'è anche un angelo custode dalla sua, oltre che un po' di difesa magica, di resistenza magica, quella Irelia comincia ad essere davvero molto preoccupante per quanto riguarda i fight, e forse lo vedremo molto a breve, a giudicare dalla situazione. Stiamo a vedere un po' di danni iniziali. Schermaglie, bisogna stare molto attenti. Anche qua in questo frangente il poke di T1 è molto importante, soprattutto lato canna. Ma non bisogna dimenticarsi carte gialle se qualcuno prova ad avvicinarsi più di tanto, e quel disperdibile però lato di GDPD. Guardalo! All'amo dello Zenith attraverso i secoli dei secoli raggiunge Faker, ma lo raggiunge un po' troppo in là. Bellissimo inserimento di Honor! What a kick! Che insect fenomenale, consegna fini di nelle mani dei T1. Bardol porta nella sua Guardian Angel, prova l'inserimento, mentre Freeruler prova facilmente i dettami delle regole di gioco di Faker delle sue carte, trovando così l'uccisione, ma alla fine Bardol, re di vivo, verrà poi concluso e messo al tappeto nuovamente. E questa è stata finalmente un'altra bella azione da parte dei T1, che adesso si possono permettere di spostarsi sul drago oceanico. Sarà il secondo, vai ad impedire la presa dell'anima da parte dei Gen.G. Gen.G che però alla chetichella e all'insaputa di tutti si stanno spostando su questo barone Nashor. Sembra che i T1 lo sappiano perché stanno arrivando i ping, e infatti Clid basso in salute, nonostante le sue W, i suoi scudi, non riesce a resistere. E adesso sembra invece che i T1 lo vogliano ingaggiare. C'è una momentanea superiorità numerica, potrebbero tranquillamente permetterselo. Ancora una volta potrebbero cercare il colpo gobbo. Colpo gobbo. A vedere. Bello questo sbarramento energetico. Non solo da visione aggiuntiva su Clid stesso. Che rischio però su questo lettore missilistico. T1 adesso in vantaggio di questo barone. Ma rivediamo qua il teamfight, perché Life purtroppo, o meglio, bravo sicuramente Faker sulla reazione. Quel flash ha condannato Life, altrimenti poteva permettere a Clid l'inserimento con Suprema. Assolutamente, perché hai messo quella Leona fuori posizione, l'hai messa completamente fuori dai giochi, l'hai portata all'interno del tuo team, quindi per una volta il flash sullo stun può funzionare. Ma guarda qui questa Irelia che per poco non si porta a casa Keria. Non okay, fosse okay. stato... Per le sue rune ci sarebbe probabilmente caduto. Qui nel frattempo la regia coreana ci fa questo regalo di farci rivedere l'insec meraviglioso di Honor con il suo Lee Sin, un jungler veramente strepitoso e formidabile. Guarda, ci sono già tre oggetti dalla sua, di cui uno è la succhia sangue, l'avevamo già detto, ma Guardian Angel e pegno di Sterak. Adesso quel Lee Sin fa veramente paura, nonostante siamo a 35 minuti. E lo abbiamo visto, anche solo per quanto riguarda il displacement degli avversari, anche solo per quanto riguarda la possibilità di trovare dei fight del genere, di imboccare un avversario nelle fauci del tuo team, davvero farà molto la differenza. E su questo non ci piove. Dall'altro lato della mappa, invece, c'è un'Irelia che sembra stia andando per quella che è una Wit's End, per cercare di tutelarsi un minimo dai danni di quel Faker, che in realtà adesso che ha chiuso il copricapo di Rabadon cominciano decisamente a farsi sentire anche in relazione alla Syndra avversaria. E guardali qui come sono contenti. Hai un Jayce, hai Guma Yuzi su Ezreal, puoi assediare con la mano del barone, puoi farlo in maniera molto convincente andando a portarti a casa questi 250 gold della torre interna delle corti laterali. Assolutamente. Attenzione, qui bloccato Bardol. Ormai senza più la Guardian Angel, molto importante l'inserimento poi anche da parte. Bello! Yuzi, guardalo con le W, i suoi colpi mistici su Life, una miti trebbia, guardalo! Come sta continuando a mietere gli HP dei propri compagni, o meglio dei propri nemici stessi. Per Clint cerca l'inserimento almeno su Honor, ma c'è poco da fare, signori. T1, una carica da loro, infinita, buon tumulto in piume, ma Guma Yuzi continua a forzare, flash per BDD e la fuga di Ruler. E questo potrebbe essere game. E Kanna continua ad aggredire, persino tankandosi un po' di HP.
Altri danni. Ruler con quella GA potrebbe cercare di usare, ma ormai senza Suprema c'è poco da fare, signori. Il Nexus scrolla! D1! 1-0 e match point! Match point diretto per questi ragazzi che hanno giocato una partita fenomenale e, perdonami Eddie, ma questa volta lo dirò in anticipo, ma per me questo owner merita il POG nella maniera più assoluta, perché ha trovato degli insect, dei calci del dragone che secondo me hanno veramente outclassato tutti gli altri. Poi dai, a un Ezreal da Maw of Malmortius non puoi andare a dare il POG, siamo un attimo onesti. Bisogna dirlo, sono quelle cose che non puoi fare se vuoi essere onesto con te stesso. Ma sembra che anche quell'oggetto, quelle foci di Malmortius che tanto abbiamo criticato e sulle quali abbiamo fatto anche delle battute, siano state alla fine dei conti utili. Esatto. Malmortius best item possible, capiamo. Potrebbe essere, povero Lapo, io lo immagino in questo momento che si contorce dal dolore sul divano, se ci sta guardando, in questo caso siamo tutti con te. Un fratello? Un fratello? Vediamo. Scherzi a parte, comunque, abbiamo avuto una importante vittoria qui lato T1. È un primo match che sicuramente dà coraggio, infonde coraggio, molto importante perché per l'appunto abbiamo detto già più e più volte, continueremo a dirlo più e più volte all'interno di questa giornata stessa e quelle future. Per gli stessi T1 fondamentale è vincere per arrestare intanto la posizione dei Gen.G e per cercare il sorpasso futuro. Ma al tempo stesso attenzione, perché poi insieme a loro c'è anche il... ci sono anche i T1, ci sono i Sandbox, insomma, è una bella carreggiata. Lato invece Gen.G, l'avevo un po' detto all'inizio di questa seconda serie, i Gen.G hanno questo loro spettacolare ultra late game, con il quale, per carità, abbiamo visto entrambe le loro Power Spike. Abbiamo visto i T1 in Power Spike, abbiamo visto i Gen.G in Power Spike, riottenere poi, ottenendo anche quel barone, riuscendo a ottenere tutti quei vantaggi. Poi però i T1 si sono riusciti a riprendere, riottenendo una seconda Power Spike, chiamiamola così. Quindi molto bravi, adattabilità massima, molto bravi T1, riescono tramite Guma, Yuzi e Khan a livello di danni dubbiamente, ma grandi giocate anche da parte di Owner, Faker e persino Keria con questo Trundle. Su questo non ci piove, credo che quello che sia venuto un po' a mancare nei Gen.G sia stata proprio quella Irelia che inizialmente aveva raggiunto un power spike molto interessante, riusciva a duellare in 1v1 a viso aperto contro quel Jace, riuscendo tra l'altro anche a vincere nonostante le ferite gravi di quest'ultimo. Tuttavia poi sono arrivati un paio di fight in cui è stata colta in castagna dalle carte gialle di Faker, e per questo naturalmente vanno dati assolutamente gli onori del merito a questo mid laner storico di questa organizzazione, adesso anche Kowner, ricordiamolo ancora una volta perché non fa mai male. È stata cancellata proprio in apertura di teamfight e non ha potuto naturalmente rendersi utile come avrebbe voluto. E il tutto, guarda, era iniziato proprio da qui addirittura. Sembrava un game condannato per i T1, perché nonostante il first blood nelle mani di questo Lee Sin, quel Clid con quel Rumble aveva ottenuto ben 2 kill. Ma spostandoci su quest'altra azione che viene inquadrata, vediamo quanto a livello di macro siano riusciti a giocarla intelligentemente questi T1. Perché a parte quell'errore macroscopico che abbiamo visto per l'appunto nei pressi del red buff, hanno trovato l'apertura totale di una corsia superiore andando a metterla in natural push praticamente permanente, considerando che loro avevano ancora una torre. Ed è proprio questo l'errore che sembrava aver buttato la partita nel gabinetto, ma invece si sono riusciti a riprendere in maniera assolutamente egregia. E guarda qui a quale situazione eravamo arrivati. C'erano i Gen.G con un barone Nashor che bussavano quasi sulle porte della base avversaria, ma qui l'abbiamo già detto, l'abbiamo già commentata per bene, questa azione è arrivata una bellissima kill in apertura su life. Mancava l'engage da parte dei Gen.G, ci hanno messo davvero poco i T1 a capitalizzare. E poi qui Irelia che riesce in qualche modo, almeno inizialmente sembrerebbe, a portare a casa un'uccisione, ma viene chiusa. E qui Faker che invece ci lascerà proprio le penne per quel disperdi il debole di Syndra. Anche BDD davvero on point in questa partita, tuttavia proprio come Irelia che dopo l'azione inquadrata in questo momento ha perso molta utilità, anche lui è caduto molto nell'oblio e lo abbiamo visto faticare davvero tanto con tutte le sue risorse, con tutti i suoi inserimenti. Ciò nonostante, per l'appunto, un qualche errorino di positioning e aggressività, potremmo quasi dire, come in questo caso, come questo fight stesso, che ha consegnato poi il barone in mano ai T1 e poi tutta la loro dominazione spaziale. Per l'appunto, per quanto poi Ruler abbia debellato la minaccia Faker nel frattempo, Life era già morto, Rumble era già morto, Irelia era già morta, insomma era soltanto Ruler.
Assolutamente, a quel punto puoi fare davvero poco. Quelli vediamo addirittura con l'ultimo fight, quello che mi ha veramente fatto pensare al Fog per Honor, perché ha trovato un altro bellissimo insect dall'altra parte del muro, semplicemente dashando al di là e trovando un calcio del dragone letteralmente nei denti di quella Irelia, condannandola a morte praticamente certa. Qui Ruler utilizza la carta Esci gratis di prigione, come l'avevi nominata tu poco fa. Riesce a salvarsi, altrimenti sarebbe stata morte certa. Nel frattempo avevi preso anche il flash di Kanna, ma poco importa, per quest'ultimo fight non ce l'hai quella risorsa. Kanna il flash in realtà non è che gli serva più di tanto, perché lui si mette lì, forma lancia, W, velocità di attacco bonus, e si tira giù quel Nexus. Match point per i T1, ragazzi. Già. Questo quindi li porta per appunto su ad un passo dalla vittoria, da quel punto, da quella sorta di parità, perché poi ovviamente c'è lo scontro diretto e quella sconfitta in meno. Ma in ogni caso, signori, siamo forse sul culmine addirittura di questa serie, oppure un recupero lato Gen G, è quello che ci auguriamo tutti quanti. Signori, pausa e torniamo qui su VG Sport.